Buongiorno a tutti, buon mercoledì. Siamo al terzo giorno di questo Summer Palio 2020 e abbiamo i risultati di lunedì. Lunedì, alla sfida del bruco, chi decorava meglio il bruco prende 10 punti per Lonate. Il bruco, anzi i bruchi, perché hanno fatti più di uno, di Angela Viola Rosa di terza elementare. E invece per la sfida del canestro, del gioco del basket, prendono punti per il doppio video, l'hanno fatto tutti e due, i fratelli Berra di Sant'Antonino, 10 punti anche per loro. Quindi incredibile, al secondo giorno abbiamo già la situazione super equilibrata, 10 punti per tutte le parrocchie. Ma anche oggi diamo punti agli animatori, anzi diamo punti a un video che ci ha fatto sorridere il cuore, perché diamo 3 punti bonus alla visiera del diacono Mario, e quindi Sant'Antonino balza in testa con 13 punti sui 10 di Ferno e Lonate. Ma la gara è ancora aperta, oggi il video delle buste, oggi il gioco delle carte possono ancora, visto che stiamo valutando oggi quello che abbiamo fatto ieri, possono cambiare sempre la classifica. I video che caricheremo oggi invece saranno valutati poi domani e quindi arriveranno i risultati, non preoccupatevi, questa è la classifica. Ma oggi iniziamo come sempre con la preghiera a guidarla. Vi presento, per chi non lo ancora conoscesse, ancora non lo conoscesse, Don Luigi, che sarà con noi da oggi fino a tanti anni. Grazie Don Samuele. Preghiamo allora oggi. Iniziamo come siamo abituati, come ci stiamo abituando, con il canto, e poi ascolteremo il brano di Vangelo che sarà da guida per la giornata di oggi. Cantiamo insieme, eccomi qui. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo il Signore Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati!» Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta quanta la regione circostante. Com'è bello questo episodio che ci consegna il Vangelo di Luca. Una donna riceve indietro il figlio che era morto da qualche giorno. Questa donna non chiede niente. Non c'è nessuna richiesta da parte della donna, ma c'è il Signore che intercetta il dolore di questa donna, si muove a compassione e viene incontro al suo bisogno. Ecco, questo ci può far pensare a questa cosa, può aiutarci a pensare nella giornata di oggi che alcune volte noi abbiamo il problema del dire che non sappiamo come pregare, che davanti ai bisogni di tutti i giorni non sappiamo come chiedere al Signore di venire incontro ai nostri bisogni, alle nostre necessità. Ma il nostro Dio ci precede sempre. Il nostro Dio è in grado di vedere quello di cui abbiamo bisogno, di capire il nostro cuore, ciò di cui ha bisogno, la fame che abbiamo, la sete che abbiamo, muoversi a compassione e donarci quello che gli chiediamo. E come fare? Esserci. Quella donna c'era quando è passato Gesù. Questa cosa la possiamo fare, chiedere al Signore la grazia di poterlo incontrare, di incrociare nella nostra vita. E allora Lui farà dei grandi miracoli, se soltanto ci metteremo in ascolto della Sua parola.
E per fare questo sappiamo che non siamo capaci, facciamo fatica. E come un bambino, quando cresce, chiede alla sua mamma l'aiuto per le cose che gli sono necessarie, anche noi abbiamo una mamma in cielo che ci viene incontro e ci aiuta a presentare a Dio le nostre domande con parole semplici. E allora diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Diciamo un gloria affidando a Dio, alla Trinità, questo mese di luglio che si apre, perché possa essere sempre sotto la protezione del Signore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Don Samuele, a te. Molto bene, siamo pronti dopo la preghiera a partire per questo mercoledì della prima settimana di Summer Life. Ricordiamo, la classifica è cambiata, Sant'Antonino guida con 13 punti, seguono a 10 Lonate e Ferno, ma tutto ancora in gioco, siamo solo alla classifica dopo il secondo giorno. Domani arriveranno i risultati degli altri laboratori, degli altri giochi, quindi tutti in pista, a voi la sfida e mi raccomando che vinca il migliore. Buon mercoledì, buona giornata, ciao a tutti!